Fede, oggi sul nostro canale inizia una nuova ed entusiasmante serie di workout. Wow! Scopriamo insieme di cosa si tratta. Fede, dunque, allora spieghiamo la grande novità che inizia oggi. Sì. Devo dire che YouTube, il web, pullula di spunti per allenarsi. Esatto. Ma è anche vero che non tutti gli spunti sono così intelligenti e sensati. Già, è vero. Qualcuno sì, qualcuno no. Vero. Ma quelli che sono intelligenti e sensati lo sono di brutto. E ci piacciono un sacco anche noi. Vero. Come ad esempio il workout che faremo oggi. Ah sì, infatti oggi abbiamo preso spunto da qualcuno in particolare, esatto. Vero? Oggi proveremo qui sui nostri schermi il workout di una persona che noi... Sì. Amiamo e stimiamo tantissimo per come porta il fitness anche lei sul canale, sul suo canale YouTube, lei, quindi ho spoilerato, e ai suoi follower. Di sì. Che stiamo parlando, Fede? Stiamo parlando di Michelle Hunziker. Yes, che salutiamo. Ciao Michelle. Ciao, speriamo Michelle. Che anche tu dia uno sguardino al nostro video e che ti piacciamo in questa veste da allievi. Esatto. Perché oggi faremo gli allievi. Esatto, e appunto proviamo a fare il suo workout. Esatto, il suo canale è Iron Chapet. Yes. Ci sono dei workout bellissimi. Molto simpatici. Lei è super top simpatica, sì. Che ti smorza la fatica con la simpaticheria. È vero. E in questo ci troviamo perfettamente. Giusto. E per cui, dovendo iniziare questa serie di workout, dove ci andremo a ispirare o a replicare workout di personaggi famosi, youtuber famosi, abbiamo voluto iniziare proprio da Michelle. Che ci somiglia tanto. Che ci somiglia veramente in tutto. Anzi, noi vorremmo assomigliare sempre di più, sì, infatti, a te, Michelle. Ok? È lei che somiglia a noi o noi che esatto. Vogliamo assomigliare a lei? Esatto. Bene, allora, da che cosa cominciamo? Magari ne faremo più di uno prendendo spunto, sì, dal canale di Michelle, ma oggi abbiamo deciso di cominciare con che cosa, Fede? Con gli addominali. Con gli addominali. È un circuito da 6 minuti, yes, tutto dedicato all'addome, che andremo appunto a replicare. Esatto. Allora, lo spieghiamo velocemente. Cioè, insomma, vogliamo capire se veramente strizza questo, eh? Tra l'altro, guarda, io ho visto il video e secondo me strizza di brutto. Sulla eh? Carta strizza di brutto. Strizza di brutto. Ora lo vediamo. Allora. Spiegazia. 30 secondi per ogni esercizio, yes, che andremo a fare. Sono 6 esercizi in totale e quindi poi faremo anche 30 secondi di recupero tra un esercizio e il successivo. Molto bene. E anche spieghiamo. In questo ci piace tanto perché, esatto, è un sistema che usiamo spesso anche noi. E sai anche loro cosa fanno? Cosa fanno? Fanno come facciamo noi, che spiegano l'esercizio successivo nella pausa. Mi sembra proprio... Ragazzi, ma voglio dire, no? Perfetto! Sempre più love. Dunque, vediamo il primo. Soprattutto vediamo se riesco a farlo, anche perché esatto, non ne sono così certa. Eh no, sì, perché voglio dire, l'epic fail è proprio dietro l'angolo in questo video. Sì. Noi proprio lo facciamo per la prima volta. Sì, qui. Esatto. Buona la prima. Buona la prima. Non l'abbiamo provato. Allora, era così il primo, guarda. Uno, ecco, così. E due. Sì, vabbè, Michelle, però, insomma, e uno. Abbi pietà di noi. Michelle, l'hai appoggiata pianissimo. Esatto. Sin dal primo. Cominciamo così. Allora, sistemo un attimino il cronometro. Andre, guarda, siamo tornati al cronometro precedente. Mi dispiace, yes, che non potrei vedere il conto alla rovescia. Ok, Andre, cronometro sistemato e pronto ad essere utilizzato. Tu sei pronto a fare il workout? Sono pronto. Michelle, stiamo partendo, Michelle, eh? Ci siamo, eh? Dai. Via, 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 allora, via, via, via. 3, 2, 1. Allora, mi prendo il mio bello spazio. Pronti? Via. Op, op. 1. Op, 2. Op, 1. Op 2. Quando ho visto questo esercizio, Andrea, ho detto sì, vabbè, lasciamo stare. Ti dirò che non è tanto la forza che mi manca quanto quel minimo di flessibilità a piegarsi in due, no? A piegarsi a portafoglio. Esatto, allora compenso io che ho una buona mobilità, ma in compenso sto facendo una fatica. Stop! Op. Meno male. Bene, bene, dai, al primo okay. Siamo sopravvissuti. Flutter kicks. Allora, mani sotto le ciabatte, appunto. Ok. E questo. Urca. Ok. Yes. Allora, godiamoci i secondi di recupero. Ne mancano ancora ben 14. Sto fremendo. Ah, sì? Sì. Bene. Pronto a partire? Ci sì. Sistemiamo intanto. Già in position. Ci siamo, 4, 3, 2, 1, via. Opla. Ma belli ampi? Belli ampi. Ma piede a martello, piede allora, se ti o ballerina? Se ti senti una ballerina, puntalo. Mi sento più un martello. Più muratore. Anzi, Thor ti chiamerò. Ti piace, eh? Tra ballerina e muratore,
opto per Thor. Allora, se farò fatica a concludere questo workout sarà per colpa tua che mi fai ridere. Per martello di Thor. Non per la fatica atroce che sto facendo, assolutamente. Brucicchia, brucicchia. Inizia a brucicchiare. Allora, crunch a libro. Eccola qua. L'ho studiata. Vai. Ti faccio vedere proprio come lo fa lei. Yes. Che prima parte così. Mi piace che si tiene le ginocchia. E poi apro, chiudo. Ah, e poi non se qua, le tiene più le ginocchia. Qua, io me le continuerò a tenere. Prima che mi scappano. Va bene, va bene. Va bene. Allora, posizioni, mancano 7 secondi. Yes. Pronti? Vai. 4, 3, 2, 1, via. Scendo e torno. Sì, perché io ho quel problema di pesantezza della gamba. Sì. La mia gamba pesa 300 kg. È vero, confermo. E quindi su questi esercizi vado sempre un po' in difficoltà. A fatica. Comunque posso dire che la Michelle è veramente tosta. Cazzo, come si allena. Cazzo, scusate il cazzo. Sti cavoli. Dai, 7 secondi. Ma tanto siamo tra amici. Certo, assolutamente. Vabbè, ma non è che noi ce la siamo scelta così a caso. Arrivo. E infatti noi abbiamo fatto una selezione. Vogliamo essere anche motivati e ispirati. Ok, vai. Abbiamo. Stavo guardando il tuo gobbo, Fede. Touch toe, quindi vai. Eh sì, perché crunch. Non essendo nostro workout, dobbiamo essere suggeriti, ma di brutto. Già di solito bello, lo scriviamo, sì, e ce lo facciamo suggerire. Però siamo, come dire, lo consultiamo con più nonchalance. È vero. Qua proprio... È più nostro. Esatto. Andre, pronto? Vado. 4, 3, 2, 1, via. Go. Tocca la caviglia, ciapa la gallina, coccodè. Ok. Mi piace, questo è uno decisamente dei miei preferiti. Sì. Siamo più sulle tue frequenze. Sì, esatto. Esatto. Goditelo perché poi si cambia registro, eh? Ah sì? Sì. Allora, sì. Feedback. Vai. L'addome inizia... Io lo sento tutto. ...decisamente a farsi sentire. Sì, confermo. 6 minuti, siamo a metà, siamo a 3? Siamo a 4, questo siamo è 4, okay. Stop. Vedi? Ci mancano 2. Bene. Allora, il prossimo è un plank sui gomiti. Mm-hmm. Questo lo sposto perché... Quindi, retrocedo. Semplice, classico. Va bene. Classico, sempre di moda. Va bene. Ok, 14 secondi e si parte, Andre. Sei pronto? Mi streccio. Ok, non si sa mai. Mi streccio un po' l'addome in questa posizione. La cobra. Pronto? 5, 4, 3, 2, 1, via. Allora, adesso devo dire una cosa a Michelle. Michelle, sappi che quando io e Fede facciamo plank in video, Fede ci racconta sempre una barzelletta. Sei così entusiasta di sentire la mia barzelletta che lo stai facendo ballato. Ah, già. Ero così fremente di sentire la tua barzelletta che già... No, fermi nel plank, immobili. Niente, ma sai che io in realtà un po' di barzellette me le sto segnando, ma in questo momento vabbè, non mi vengono, vabbè, perché su richiesta non funziona. Ok. 3, 2, ce le metterai uno, su tuo Instagram. Stop. Ok. Andre, ultimo esercizio. Uh-huh. È uno spider... Allora, nel video lo chiamano spider crunch, ok? Quindi questo. Però posso dire una cosa? Che ti è venuta, ti si è accapponata la pelle quando... Però questo è uno spider plank, perché non siamo in posizione di crunch, siamo in posizione di plank. Qua propongo un dibattitone sul nome dell'esercizio. Esatto. Una tavola rotonda. Intanto lo facciamo. 3, vai. 2, 1 e via. Go. Opla. Hop. Opla, come dice lei. Hop. Opla. Oppure lo dico io, non lo so, non mi ricordo. Qualcuno lo dice. Fatto sta che dobbiamo sollevare bene questo ginocchio e andare a toccare il gomito, se riusciamo. Cercando di non spezzarci il gomito. Certo che come la ginocchiata voglio violenta. Che sia uno spider crunch o che sia uno spider plank, devo dire che come ultimo esercizio è bello tosto. Meno male che abbiamo quasi finito. 3, 2, 1, stop! E il workout della Michelle Hunziker ce ne siamo fatti. E io finirei così, battimi sto 5 e un virtuale anche a Michelle. Ha! Fede, ti devo dire che mi sono sentito a casa. Non perché stiamo facendo dell'home fitness e non perché sono a casa mia, ma perché questo workout di Michelle è molto simile ai workout che facciamo anche noi. E siamo molto felici di essere allineati. Abbiamo fatto una bella scelta con allora. Questa bravissima trainer, ok? Perché... Mm-hmm. Fino è una grande trainer e simpaticissima, bravissima e simpaticissima. Brava Michelle, we love you. Io invece devo dire che ho capito perché hai quel fisico pazzesco, perché se questi sono i tuoi workout,
Se questi sono tutto. I sei minutini di tuoi workout, non osiamo immaginare il resto. Si spiega tutto quanto. Esatto. Va bene, Andrea. Vabbè, senti, ti detto ciò, aggiungiamo le nostre classiche annotazioni finali, pur non essendo nostro il workout? Assolutamente sì. Questo è un bel circuito, abbiamo detto, da 6 minuti tutto incentrato sull'addome. Yes. E in base al tuo livello di allenamento puoi decidere se andarlo a ripetere 2, 3, 4, 5 volte in base appunto a quello che ti senti di fare. Esatto, finché non ti brucia, che si incendia la casa, tu vai avanti. Oppure ti lasciamo qualche link, uno qua sopra la testa di Andre e altri qua sotto. Gli altri piccoli circuiti di allenamento che puoi andare a fare per mixare, per allenare magari l'addome, poi le gambe, poi le braccia. Fai un bel mix, alleni tutto il corpo, un allenamento breve, intenso e completo. Facciamo una proposta di workout, vediamo se ti piacerà. Esatto, ok. Esatto. Ma per ricevere questa proposta di workout è importante che tu faccia preventivamente un'azione, Fede. Assolutamente sì, assolutamente sì. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al nostro canale. Perché se no, appunto, non ti becchi né quelli di prima, ma soprattutto non ti becchi tutti i video workout che verranno dopo. Eh già, perché ne vengono, ne facciamo almeno due nuovi a settimana, conditi in realtà con un terzo contenuto più parlato. Esatto. Un contenuto educational. I nostri talks. Che si chiamano talks. Vai a vedere sul canale e trovali, vedi che belli argomenti abbiamo trattato: nutrizione, psicologia e osteopatia. Hai voglia. Wellness a 360 gradi, ma nonostante Ma c'è un ma. Sul nostro canale non c'è stato proprio tutto quello che ci volevamo mettere. Tutto quello che non c'è stato sul canale l'abbiamo messo sul nostro sito, che è justwellness.co. Esatto. A che cosa mi riferisco? Mi riferisco, per esempio, alle nostre schede di allenamento. Giusto. Che tu puoi scaricare, downloadare. Bellissimo. E portatele a casa, proprio a casa tua, unite ai programmi alimentari da abbinare, uniti ai consigli sugli integratori alimentari da abbinare a tutte e due e molto altro ancora. Non spoilerò più di quello che ho detto. Però una cosa la dobbiamo aggiungere per forza. Perché è troppo importante. Non trovi soltanto tutti questi contenuti su justwellness.co, ma trovi una vera e propria community di persone, la nostra fitness family. Ovvero delle personcine che come noi, come anche Michelle. E abbiamo scoperto che Michelle è in perfetta sintonia con la fitness family. Hanno piacere di fare fitness con gioia, con felicità. È uno stile di vita che ci arricchisce e condividiamo questo percorso tutti insieme. C'è solo una cosa che non può entrare in questa community, che sono le rinunce. Esatto. Noi rinunciamo alle rinunce. Esatto. Vero? Bello, mi piace. Esatto. Slogan. Benissimo. Va bene, abbiamo detto allora, tutto. Ci siamo allenati. Che possiamo fare? Salutiamo. Salutare. Ci vediamo al prossimo video. Chissà chi riproporremo la prossima volta. The original oppure? Vedremo. Ciao. Stay tuned. Workout.